sempre, viva Maria! E viva la Madonna del Silenzio! Grazie.
Sei persona,
Ecco, adesso... Viva la Madonna del Tiberio! Viva Maria! Abbiamo fatto una breve processione davanti alla piazza per ricevere la benedizione della Madonna del Tiberio. Non possiamo fare fisicamente la processione per le vie della nostra città. Adesso facciamo però un pellegrinaggio interiore, spirituale, attraverso la preghiera che la Madonna più di ogni altra preghiera predilige, la preghiera del Rosario, attraverso la gioia dell'annuncio dell'incarnazione del Figlio di Dio, attraverso l'infanzia di Gesù che ha visto la Madonna madre amorevole, attraverso il dolore passato da questa donna, storicamente collocata, perché Maria non è una figura semplicemente celeste, è stata una donna storica che ha sofferto per la morte innocente del suo figlio. Continuiamo poi il pellegrinaggio contemplando il dono dello Spirito Santo, la risurrezione di Gesù, il dono dello Spirito Santo e quindi la gloria nel paradiso di Maria. Ecco, questo pellegrinaggio spirituale è il pellegrinaggio che più di ogni altro la Madonna accoglie come omaggio, è la processione che più di ogni altra processione lei gradisce e dovremmo imparare a fare questo pellegrinaggio, questa processione spirituale ogni giorno, recitando il rosario ogni giorno, mentre viene intronizzata l'icona della Vergine. Noi allora iniziamo questo pellegrinaggio spirituale con la recita del Santo Rosario e ci prepariamo poi all'omaggio della città alla Madonna del Tiberio, al dono del cielo e alla celebrazione della Santa Messa. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra... Fortezza in Cristo.
Sotto il velo opaco dell'oblio furono dispersi, colpiti da spavento terribile e tutti agitati da fantasmi. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. In quel tempo ci fu uno sposalizio a casa di Galilea e c'era la madre di Gesù.
venire a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Nel compimento dei loro impegni familiari e sociali.
Benedici gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, i carcerati, gli emigrati, i giusti e i peccatori. Benedici tutti, o Madre Tenerissima. La diocesi tutta a te si dona, o Madonna del Dilemma. Tu santificala e confortala con il tuo materno patrocinio, affinché fedeli a te renda lode alla Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. O Madonna del Triennio, nostra gloriosa patrona, Santo, discenda su di voi e con voi rimanga.